La Digos avrebbe dovuto riprendere l'alta definizione. Questi sono tutti atti di intimidazione che il movimento No TAP ha subito nel corso degli anni e sono tutti provati da denunce, da immagini, da dichiarazioni mai smentite sui giornali, riprese, in qualche modo anche amplificate, no? In termini veramente di minacce. Gli unici che abbiano qualche tipo di indagine, quindi io sono un garantista in assoluto per me, quindi lo sono anche per tutti gli altri, che abbiano qualche tipo di indagine in corso. Sull'indagine Minotauro non sono di sicuro notato. Gli unici che hanno queste robe qui sono i notavi, gli unici che hanno avuto macchine bruciate sono i notavi, gli unici che hanno costantemente portato alle forze di polizia le lettere di minaccia che hanno ricevuto di immigrazione sono i notavi. Questo è in quattro parole veramente il senso di quello che sta accadendo. Cioè noi rischiamo le macchine bruciate, i presidi bruciati, denuncia ogni volta che ci muoviamo, che veniva fermata, non c'era la cintura di sicurezza, veniva portato in casino per l'identificazione. Mi sembra evidente che sia una roba di intimidazione per impedire alla gente di agire il proprio diritto al dissenso su una roba. Mimo, le ha venite di lui, Mimo.